In questo mondo che sta cambiando, anche le associazioni di categoria hanno iniziato un percorso di modifica della loro mission, andando a guardare più da vicino le imprese associate e soprattutto cercando di rispondere alle esigenze delle imprese con dei servizi concreti, dei servizi attuali ad hoc per ogni singolo passo che possa essere utile alle imprese per crescere, per fare sviluppo, per fare internazionalizzazione e il passaggio doveroso è anche quello verso il digitale. Parliamo di questo percorso con il direttore di Confartigianato Imprese Cuneo, Josef Meineri. Allora, direttore, Confartigianato Imprese Cuneo, esattamente come ho detto nell'introduzione, con il suo percorso di cambiamento, di modifica di quelle che erano un po' le direttive tradizionali, è andata proprio a cercare di essere più efficiente ed efficace per le aziende, offrendo dei servizi non soltanto che siano utili, ma che siano anche tempestivi e anticipino un pochino quello che potrebbero essere poi le problematiche che investono le imprese. Una di queste, la fatturazione elettronica. Un'iniziativa, un roadshow che si è sparso in tutta la provincia attraverso gli uffici di zona e che ha portato a casa un grande successo di interesse. Sì, 12 serate su tutta la provincia, 12 serate dove abbiamo presentato quella che è la fatturazione elettronica, vista come cambiamento dei processi, non un nuovo adempimento a carico delle imprese, ma proprio un cambio di quella che è la gestione contabile attraverso il digitale e quindi l'adempimento fiscale che diventa telematico. 12 serate, molto successo, molto pubblico, tante imprese, oltre 600 gli imprenditori che hanno partecipato a questo momento informativo e al tempo stesso formativo, discutendo, come detto, un successo che ci ha dimostrato come purtroppo il nostro mondo, il mondo delle imprese italiane, non è ancora avvezzo al digitale. Un'alta percentuale, oltre il 60% delle imprese, non utilizza gli strumenti digitali e quindi utilizza la carta per redigere le proprie fatture o comunque strumenti che richiedono ancora l'applicazione manuale. Noi siamo proprio qui per accompagnare le nostre aziende verso il cambiamento. E andando in questo cambiamento avete messo a punto impresadigitale.eu. Che cos'è? È un portale a servizio proprio delle imprese dove il nostro imprenditore, l'artigiano, la piccola media impresa, il commerciante, il ristoratore, chiunque debba fare una fattura elettronica si collega al sito, ha utente e password che sono personali, qui redige la fattura e automaticamente la fattura arriva al proprio cliente attraverso il sistema di interscambio, lo SDI, noi dialoghiamo, siamo accreditati con l'Agenzia delle Entrate, con questo sistema di interscambio che oggi impone la normativa, quindi semplicemente noi vi diamo la possibilità di spedire al cliente quella che è la fattura digitale e al tempo stesso anche di ricevere e di leggerla, perché Impresa Digitale, questo portale web, dà la possibilità anche di ricevere queste fatture in formato XML, che oggi chi la apre è arabo perché non riesce a capirci nulla, la decodifichiamo in maniera molto semplice e ritorna a essere un PDF pronto per essere pagato ed essere gestito. Ecco, quindi è un'associazione che è sempre più partner delle imprese, sempre più consulente proprio per dare questi servizi. La consulenza oggi è fondamentale, noi nasciamo come partner delle imprese, siamo partiti dalla tutela sindacale, sulla tutela sindacale abbiamo costruito quelli che sono dei servizi di accompagnamento alle nostre imprese associate e la fatturazione elettronica è la sfida del futuro insieme al digitale. Noi realizziamo un prodotto molto semplice, molto agevole per trasmettere, inviare e conservare soprattutto le fatture, perché l'altra partita sarà la conservazione delle fatture per 10 anni in formato digitale come partner, offrendo il servizio dei costi contenuti in quello che è lo spirito associativo. Un roadshow è iniziato e si è svolto, ma un altro ripartirà ancora in autunno. 18 di settembre ritorniamo sul territorio, aumentano le serate, non saranno soltanto le 12 sedi principali ma saranno anche i 6 recapiti. Quindi 18 momenti di nuovo di accompagnamento delle imprese verso il digitale, quindi nelle 12 nostre sedi più Bagnolo, Garessio, Racconigi, andremo proprio sul territorio Garessio per cercare di far vedere artigiano per artigiano quello che è la fatturazione elettronica e l'impatto.
Nel primo roadshow le imprese hanno compilato dei moduli per insomma, far arrivare al Confartigianato un po' quelle che potrebbero essere le loro esigenze primarie. Che cosa è emerso? È emerso proprio dove il digitale è ancora distante dalle nostre imprese, c'è necessità di accompagnamento, il 98% delle aziende non si è ancora adeguata alla fatturazione elettronica, oggi soltanto una piccolissima percentuale ha iniziato a entrare in quello che è il mondo del digitale, soltanto un 30% delle imprese hanno un software in casa che gli permette di gestire le fatture, quindi siamo di fronte ad una platea di imprese che deve essere guidata, è la platea delle imprese italiane, non è soltanto la provincia di Cuneo, non siamo soltanto noi, è il panorama nazionale che riflette questi numeri, quindi è compito importante oggi delle associazioni aiutare le imprese in questa sfida, in questo cambiamento. E questo è il futuro delle associazioni? E anche il futuro delle associazioni, sicuramente. Oggi la rappresentanza deve passare attraverso l'erogazione di servizi, servizi efficienti e servizi competitivi, quindi la nostra sfida è quella di tutelare e assistere le nostre imprese in quelle che sono tutte le battaglie sindacali, in quella che è la posizione che deve avere il mondo dell'imprenditoria, pensiamo anche al recente decreto dignità che è allo studio sul quale noi abbiamo preso una posizione, ma al tempo stesso anche quello di accompagnamento verso il digitale. Il digitale non è un limite, ma il digitale è una riorganizzazione dei nostri processi e un sistema che permette alle imprese anche di fare efficienza, quindi noi saremo al loro fianco per guidarle in questo processo e nel frattempo andremo anche a migliorare i nostri processi interni, perché il digitale è entrato anche nella nostra associazione, deve cambiare il modo di comunicare con i nostri artigiani, varia il modo di lavorare al nostro interno e quindi è una sfida per tutti.